This edition of iItaly New York is brought to you by... So what are we going to do at Expo? We'll get to know more than 140 countries and Italian excellence all in one place. We'll discover the world's biggest restaurant. We'll go to the shopping supermarket of the future. At Expo, we'll ask a lot of questions and get the answers from the world's finest minds. We'll take part in shows in a theater under the stars. And we'll discover that food is joy, because food is life. Expo Milano 2015. The grand worldwide food event is coming. So have you got your ticket? And... Coming up on this week's episode, City, honoring the one-year memorial of designer Massimo Vignelli. Thank you for everything you did for iItaly. We miss you. Genius. Stefano Albertini interviews professor and writer Ruth Ben-Ghiat. People, El Gatto Chimney, a Milan-based self-taught artist. And now let's start with Massimo Vignelli. Perché ha lasciato Milano? Perché è troppo piccola, perché è provinciale, perché il soffitto è troppo basso. Sono venuto a New York pensando che il soffitto fosse alto e ho scoperto che a New York il bello è che il soffitto non esiste. Noi lavoriamo in tutto il campo del design, no? Dalla segnaletica per le subway alla segnaletica per gli aeroplani, piuttosto che agli imballaggi di un vino, sempre con questo desiderio di portare un certo tipo di eleganza intellettuale alle masse, al pubblico. L'importanza della carta stampata è finita, perché la comunicazione digitale ha preso il posto praticamente, il computer ha preso il posto. Si fa talmente di più, talmente meglio, che è ridicolo pensare che ci siano ancora i libri. No? Libri, questi oggetti statici dove un'immagine rimane lì ferma e uno deve girare la pagina prima di trovare un altro. Quello che non è finito è la grafica. La grafica, anzi, esiste ancora di più. Quello che noi abbiamo fatto praticamente in 50 anni di grafica è preparare il terreno per queste cose qua, in realtà. Prima che uscisse l'elvetica, per esempio, bisognava tagliare lettera per lettera, perché le distanze tra le lettere era troppa. Noi volevamo avere una visione compatta delle parole. E quindi si tagliava, un lavoro da bestia. La grande invenzione dell'elvetica è stata quella di fare dei caratteri che avevano le spalle molto piccole, per cui si potevano mettere caratteri vicini. Ora del 65, quando sono venuto in America, avevo già fatto un sacco di cose, tantissime cose, usando questo carattere e facendolo cantare. Mentre qui non esisteva, non esistendo il carattere, erano su altre strade, non esisteva questo linguaggio. Siccome avevamo, quando siamo arrivati, tre uffici in America, uno qua, uno a Chicago e uno a San Francisco, quindi abbiamo distribuito in un colpo solo questo carattere attraverso gli Stati Uniti. Siccome le cose che facevamo sapevamo farle, hanno creato una serie di entusiasmo e una volontà imitativa, che è quello che si voleva. Abbiamo portato in sostanza la disciplina del design. Il nostro interesse è sempre stato quello di fare delle cose che diventassero linguaggio. Più entravano in diffusione, tanto più erano vicini al nostro desiderio. La barra nera sopra un testo, no? Cioè che serve per aggrappare il testo. Anche questa è una cosa che non c'erano prima che arrivassimo noi. I giornali erano fatti in un altro modo. Quando abbiamo cominciato a fare il Herald, è stato il primo giornale al mondo fatto con una gabbia, per esempio. Quindi tutto modulare, dove i caratteri, i titoli, gli spazi per la titolazione, le immagini, gli spazi pubblicitari, tutto erano regolati da un sistema di gabbie compositive.
Oggi è il linguaggio comune. Siamo arrivati in un punto dove queste cose non succedevano in America. Quindi, se fossimo arrivati oggi, non sarebbe successo niente. È l'interpretazione americana del marketing che è dannosa. L'interpretazione americana del marketing è quello di dare alla gente quello che vogliono. Questo è sbagliato. Bisogna dare alla gente quello di cui hanno bisogno. Perché Apple, Steve Jobs, ha avuto un successo enorme, è diventata la più grossa industria del mondo, per dire. Perché non ha pensato di dare al pubblico quello che volevano. E se no stiamo freschi. Gli altri l'hanno fatto, gli altri ci ha parato, come si dice a Milano. Le ricerche di mercato hanno senso se sono fatte per scoprire i bisogni, non per scoprire le volontà del pubblico. Un conto è chiedere cosa che ti piace, un conto è chiedere cosa che hai bisogno. C'è la misinterpretation, come dico, la cattiva interpretazione del concetto di libertà. Libertà non è quello che si dice fare quello che voglio. Libertà è rispetto collettivo. Questa è una grossa differenza. E in America, che l'ha inventata in un certo senso, purtroppo l'ha persa. So che voi avete sempre lavorato insieme. Sì. Perché la tua compagna, moglie di una vita. La matita con quattro mani. Lavorare insieme vuol dire così, avere una piattaforma culturale share, come si dice. Condividere. Sì, condividere la stessa piattaforma culturale in sostanza. No? E quello che vuol dire lavorare insieme, dove basta un'occhiata, eccetera, eccetera. La grande funzione della LEL è sempre stata quella critica, cioè mentre io sono quello con la matita evidentemente. Facevo una cosa, la Lella viene e dice non va bene, ma perché, spiega per questo motivo. E allora dice, toh, ha ragione, è vero. Il pragmatismo è in un certo senso anche un livellamento al livello più basso. È una delle tragedie che invece di essere livellato al livello più alto, viene preso sempre a livello più basso. Il motivo fondamentale per cui questo avviene è perché la gente è interessata al denaro. Vuol fare soldi, quindi ha bisogno della sicurezza, per avere bisogno della sicurezza bisogna che tutto venga percepito dalla maggior parte delle persone, da cui nasce il problema del marketing, quindi la paura di fallire, sono le malattie tipiche del capitalismo. Dalla matita io posso estrarre tutto quello che mi serve, mentre al computer riesco solo a fare delle email e a guardare Google. È uno strumento fantastico che purtroppo non so usare. È uno strumento che sta cambiando tutto, ha cambiato già tutto. Ma per esempio se guardiamo l'architettura è cambiata completamente da quando è venuto fuori il computer. Una volta per fare delle cose di questo genere era impossibile, non bastava essere pazzi, non serviva niente. Non si potevano fare perché ogni pezzo è diverso dall'altro. Mentre oggi col computer viene tutto trasformato, il computer fa andare avanti un'altra macchina che è tutta computerizzata, i signori possono andare al caffè perché tanto non serve a niente. Anche il controllo non serve, il controllo meno, è tutto automatico. E questi pezzi vengono fuori già con il loro numero dove metterlo. Io non credo nel melting pot, questa idea che i vari paesi del mondo vengano qua e si fondono. Il bello dell'America è proprio il contrario, che non si fondono. Il bello dell'America è che esiste questa continua interazione tra culture diverse, anche a livello genetico proprio, no? Per generazioni. E questo è quello che dà forza, vitalità a questo paese. Ogni giorno, a New York, vengono pubblicate decine di giornali in tutte le lingue diverse, dagli svedesi ai russi, agli ungheresi, agli spagnoli, agli italiani, agli cecoslovacchi. Se vado a Milano, online, al giornale, non trovo il New York Times, non trovo tutti questi giornali di tutto il mondo. Ed è questa la matrice numero uno del provincialismo italiano. Ed è per questo che sono venuto via, perché detesto il provincialismo. Quindi, detestando il provincialismo, quando si è trattato di fare un manifesto per celebrare gli Stati Uniti, ho celebrato proprio questa cosa eccezionale della plurietnicità caratteristica di questo paese. E quindi sono andato a prendere tutti i vari giornali, ho fatto una bandiera, stampata in positivo e in negativo per poter fare bianco e nero, no? Fatta sta bandiera, l'ho mandata a Washington.
Ma da Washington io gli è piaciuto tantissimo, eccetera, eccetera, finché a un certo punto, ecco, doveva arrivare, è arrivato un qualche generale del Pentagono che era in questa commissione. Guardi cosa ha fatto, ha cominciato a leggere gli articoli, no? Non gli sono piaciuti gli articoli che piacevano, ha detto sì, mi piace molto la bandiera, ma chiedete a Vignelli di rifarla con degli articoli buoni. Figuriamoci, proprio a me. Io non sono mica andato a studiarmi il giorno cattivo, ho preso un giorno qualunque che è capitato, sono andato la mattina, ho preso quello che era una fetta di salame, di questo grande salame che è l'America. Per cui se uno sa disegnare una cosa, in realtà possiede lo strumento, possiede il sistema per poter disegnare qualunque altra cosa. Naturalmente occorrono conoscenze particolari, specifiche, la tipografia ha un tipo di conoscenza, l'architettura ne ha un altro, gli interni ne ha un altro, un oggetto ne ha un altro, però la disciplina che coordina tutte queste operazioni è la stessa. If you can design anything. Check out Italian Genius. Good evening, ladies and gentlemen. Today we are at New York University Casa Italiana Zerilli Marimont, that is home to the Department of Italian Studies, to talk with Professor Ruth Benghiat, who is a professor of Italian Studies and History here at New York University, about her new book, Italian Fascism's Empire Cinema. Professor Benghiat, there is no such a book, neither in the US nor in Italy, that assesses the phenomenon of Italian empire cinema. So first of all, a question about the title. I heard many times referring to the cinema produced about this topic as colonial cinema, and you deliberately use this expression, empire cinema. Why? I chose to use this very purposefully because I wanted to bring attention to this very dramatic and dense period, starting with the invasion of Ethiopia in October 1935 until the fall of the empire in World War II. And it was a period marked by militarization of society and a very very intense work of propaganda and state support of the cinema. And it spawned this kind of body of work that was about empire. And so I wanted to set this off from the cinema about the colonies of the pre-empire period. And just to say something about the importance that fascism, and in particular Mussolini, attributed to cinema and cinematography in terms of political propaganda, before we venture in the specific field of your book. Was Mussolini interested in cinema? Was a mediated interest? He had a direct one? Was he directly influencing filmmakers? What was his own personal relationship to cinema? So at the beginning of the regime, Mussolini, who had been a journalist, he was not interested in feature films, in entertainment movies. He thought they were a waste of time. So he founded the Instituto Luce for documentaries and newsreels very, very soon after he took power. And gradually he realized, you know, over the 1920s that this was a mistake, and the film industry, which was in crisis, made him understand. So then he was converted to the cause of entertainment films. He did not directly interfere that often. His son, Vittorio Mussolini, was very involved, in particular in empire and war films. So maybe through his son, he was getting a lot of information as well as from his own bureaucrats. But Mussolini, of course, was the main star of Italy, and he was the divo of all divi. And in your book, you also come up with quite impressive statistics about the percentage of American films that were shown in Italy at that time, not only in the late 20s, but up to 1938, that is 2 years after the sanctions of the Society of Nations for the colonial enterprise
the year of the racial laws. Was this a reason of concern for Mussolini that Italians would go see foreign films, and in particular films made by the plutocracy that was to become his arch enemy? And could be this one of the reasons he strongly supported the production of Empire Cinema? I think you're right, and it was a huge problem, and Italians really didn't want to go and see Italian films as much as foreign ones. And of course America had the lion's share of the market, but French films were also popular, and other kinds of films. So a lot of the legislation that the state passed or took on after the invasion of Ethiopia, when they reorganized the cultural bureaucracy and the film bureaucracy, and they founded Cinecittà, and they gave Instituto Luce a new home, was to kind of combat, they saw it as a war of markets with American cinema. And one interesting fact is that they passed this legislation in 1938, having a monopoly over distribution, taking it away from the four major American studios. And in retaliation, those four American studios withdrew American films from the market. And this was a kind of ambivalent reception. When that was removed and the state had a renewed push during World War II to back films, Italy's cinema became very successful and was one of the best selling across the Axis bloc. And by 1942, they had surpassed their quota, and they were very strong cinema market. But they had to get rid of American films from the Italian screens in order to do that. And in these Empire movies, you underline the fact that there is a blurred line between documentary and feature. How does this transition happen? One of the things I argue in my book is that Empire and war films became a place where there was a lot of experimentation. Now, why Empire films? Because you have to show the colonies. You want to attract people to go there. You want to have propaganda that's convincing that Italy is making these colonies flower and flourish. So there was a lot of emphasis placed on direct footage of the peoples, the rituals, the landscapes. But also another dimension besides ethnographic was to show the glories of Italian military. So all of these things made it necessary to use a lot of documentary footage or use non-professional actors, whether they were Africans, the Ascari, or whether they were Italian soldiers. And this became a kind of hallmark of this kind of film. And then, toward the end of the regime, a lot of younger people, such as Roberto Rossellini and Fellini and Antonioni, became involved in different ways in this kind of cinema. And then it naturally, when fascism ended, it was something these people had been thinking about and practicing for years. Well, I think this is all the time we have for today. It was very interesting to talk to you, and the book we presented is Italian Fascisms, Empire Cinema by Ruth Ben-Ghiat of New York University. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. This is William speaking from New York, and these are the events of this week. Sono Il Gatto Cimri, sono di Milano. Ho cominciato il mio percorso artistico facendo delle produzioni in strada come graffiti e come street artist. Il mio percorso nasce da autodidatta, quindi ho avuto, diciamo, un'evoluzione abbastanza lenta e graduale. Ho cominciato facendo delle cose quasi stile cartoon per sviluppare poi con il tempo uno stile sempre un po' più pittorico. Mi sono ritrovato a lavorare in strada in un momento in cui c'è stato un grosso interesse internazionale per quanto riguardava questo tipo di arte. Questo mi ha portato anche volontariamente a cominciare a fare delle mostre, e questo, diciamo, che ha inciso molto nel mio modo di fare, nel mio modo di fare arte, perché comunque fare le cose in strada era
un bisogno che era legato appunto a lavorare in strada, cioè quindi aveva anche una connessione con lo spazio che utilizzavo per fare i miei lavori, mentre ovviamente dovendomi porre in un contesto diverso, tipo la galleria, mi sono dovuto rapportare su dei supporti diversi, quindi ho cominciato a realizzare delle cose ovviamente in formati anche più piccoli, utilizzando tele, carte, supporti trovati in giro come legni di recupero e quant'altro. È stato tutto una sorta di evoluzione. Lavorare in strada mi è servito tantissimo anche perché ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con degli artisti molto conosciuti anche a livello internazionale, che mi hanno dato parecchio anche a livello sia tecnico che anche di, diciamo, mentale, perché sentire anche come certi artisti concepivano il lavoro anche in maniera molto diversa dal mio mi ha fatto capire che le strade che potevo percorrere erano molteplici. Nella mia ultima produzione di lavori, soprattutto in questa, ovviamente anche in questa qua, Dalla Room Natura, qui da Steven Romano Gallery, proprio nata dall'aver preso coscienza che nei miei lavori volevo inserire i miei interessi. Quindi i miei personaggi, i miei animali, le mie cose possono avere un gusto fiammingo, medievale anche se vogliamo, anche a del tribale. E questo diciamo che va ad aumentare il senso di mistero che io voglio dare all'interno dei miei lavori. In realtà a me non interessa che l'osservatore conosca necessariamente tutto, la simbologia, a me interessa che appunto il fruitore abbia le sue idee, le sue suggestioni rispetto a quello che ho realizzato. E per questo non spiego mai nel dettaglio, approfondendo le mie scelte, perché è come se io dessi dei paletti e che quindi andrebbero a influenzare il pensiero di chi guarda, insomma. Questo particolare show sono riuscito ad avere molto, molto riscontro mediatico, sia a livello di magazine, sia a livello web. Che ovviamente mi ha permesso di essere conosciuto ulteriormente qua negli Stati Uniti. Per quanto sono apprezzato in entrambi i posti, non so dire la motivazione vera, però mi sembra che qua negli Stati Uniti ci sia molta più ricezione nel vedere dei lavori che non sono necessariamente sempre i soliti oppure molto simili a quello che, diciamo, tra virgolette, è la moda del momento. E questo mi fa molto piacere perché comunque mi dà anche parecchi stimoli per fare meglio. I'm Steven Romano, I'm the director owner of the gallery which has my namesake, Steven Romano Gallery. We're located in Brooklyn in a neighborhood called Dumbo, which is between the two bridges that connect Manhattan to Brooklyn. There's a very special energy here because of the vibration from the bridges and the water and the almost like new territory for serious galleries. And the mission of the gallery is to support and to perpetuate artists whose work comes from inside, as opposed to artists whose work is a dialogue with the art world itself, meaning artists who think, you know, what kind of art can I make that, you know, will get me critical attention or get me shows or get certain collectors attracted to me. That's not the art that, I mean, that's all okay, but that's not the art that I'm interested in. I'm interested in the art that advances the spirit. One day I see an email by this strange name, Elgato Chimne, and I thought, oh, what's this, right? So I open up the email and look at the pictures that he wants to show in my gallery. And I'm looking at these pictures that he sent, these samples of his work, and I've never seen anything like this. You know, we're talking about these strange hybrid creatures of animals and mythic symbols and elements like fire and smoke, and the sense of design in these works was absolutely impeccable. What I call the dominant mass, where there's like
a very central image, right? That you have a very primal reaction to this work. I'd never seen anything like it. So I almost dropped my coffee on the floor and I replied to him. I said, I'm not interested in having you in a group show. I'm interested in representing you in the United States. We as dealers have this fantasy artist that, you know, we wish someday to find somehow, and you know, we don't know if they exist. We don't really know what they look like or what the work looks like, but we know it when we see it. I've never seen anything like this, yet I feel like I've been looking for this my whole life. In next week's episode, People, Naples comes to New York. City, celebrating Italian National Day in New York. Dolce Vita, Pastai, authentic Sicilian handmade pasta recipes in New York. Events, La Aquila, a rebirth with off-site art. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil. And Cirio Chopped Tomatoes.